Chef, allora cosa ci prepari oggi? Pizza al ghiaccio. Pizza al ghiaccio? Ma è legale in Italia? Sì, è stata anche un po' una cosa un po' particolare. Il ghiaccio serve per inumidire la pizza, com'è? Con cui si facesse una margherita. Facciamo una struttura, prendiamo la pasta, come sempre, un classico. La stendiamo per vino. Abbiamo la maestria. Vedete? Non deve essere molto grande, deve essere in questa misura qua. Ok. Perché deve avere un po' di più. Ovviamente il ghiaccio deve essere a cubetti. Vedete? Qua. Ecco, un ghiaccio a terra. Facciamo uno zoom per confermare che questo è ghiaccio. No, è pure caduto, quindi non è che. Ecco, questi qua sono i cubetti di ghiaccio. Ora va direttamente nel forno in questa maniera. Nel forno. Andiamo sui 3,40, non esageriamo, perché dobbiamo stare. È molto pericoloso, perché se si apre il ghiaccio nel forno, comunque, come vedete, è la fine. Confermiamo che è dentro il forno con il ghiaccio. Stai riprendendolo? Vai. Ecco la pizza di ghiaccio che sta uscendo. Adesso si fa riposare per circa 30-40 secondi. Si mantiene in posizione. Riprendi il pecorino per fuori? No, pecorino no. Purtroppo è così questa pizza. Lo so, non va niente. No, pecorino. No, poi immagina. No, poi il pecorino, poi il pecorino. Comunque, riempi di pecorino. Tutto al centro, mi raccomando, non mi toccare i bordi. Sì, così, bravo, è perfetto. Assistant, guardatemi adesso il tuo caro. Metti pecorino. Io non le tocco perché. Metti. Questo c'è allergiche di te, eh? O formaggio, non c'è. Metti pecorino. Metti ancora pecorino. No, tanto la mangiare. Ok, prendi il pepe, ecco, faccio io. Pecorino, cacio e pepe, ecco la pizza vuoi. La pizza di nuovo. Grazie di tutto, al piccadilli.